Oh, buongiorno a tutti. Finalmente siamo ai sedicesimi di finale. Incredibile risultato proprio. Abbiamo così buttato fuori il Belenenses. Quindi, che vuol dire? Aspetta, Belenenses vuol dire. Cittadini di Belen. Allora, sarà come dire la città preferita da Borriello, da Sborriello, come lo chiamavano? Sborriello, Sborriello. Ecco, allora il Belenenses battuto 1-0 e ci sono state due traverse clamorose anche, no? Mi sembra possesso palla più di 60% nostro. Ma comunque, poi si è rischiato addirittura i Caraibi con Castori Con la lì, storia. Astori che ha fatto, stava per rosicare con Castori, stava per fare autorete, insomma. Però grande parata di Sepe perché io l'avevo vista dentro, ti dico la verità. Poi il giocatorino del Belen lì è riuscito a buttarla fuori da, non so, 20 centimetri la buttava fuori, forse se l'aspettava neanche lui, no? Rimasto sorpreso. In effetti poi non hanno fatto nient'altro, eh. Praticamente l'unico tiro in porta di Belen è stato fatto dai fiorentini, insomma, no? Quindi ha fatto tutta la Fiorentina, 1-0, due traverse, grande Babacar, è un ottimo sostituto di Kalinic, di Kalinic. Potrebbero giocare anche insieme. Eh sì, hanno anche giocato insieme contro l'Empoli, nella rimonta contro l'Empoli. Ecco, ora però si va a sorteggi. Oh, allora. Famose E palline. allora dice, no, c'è anche, chiaramente ci sono anche sorteggi per le due rimaste in Champions League, Sì. no? E cioè Roma e Juventus, no? E praticamente. Sono tutte e due passate come seconde, sono obbligate a incontrare le prime, ma non solo le prime, poi anche la sfida di ritorno giocata fuori, cioè chi arriva seconda gioca in casa la prima sfida, cioè all'andata, l'andata gioca anche, perché così se poi tu vai a supplementari ti tocca giocarli in trasferta e i rigori pure ti tocca tirarli in trasferta, no? Allora, chi può beccare la Roma? Può beccare praticamente il 7-1, gli spettri del 7-1, poi il Real Madrid, tutti meno che il Barcellona, insomma. Sì, era il Tutti solito meno che il girone. Barcellona e poi ci sarà la Gobbina che può incontrare Barcellona. tutti questi, cioè Real Madrid di Florentino, il nostro amico Florentino, eh? Ma vieni Florentino a darci una mano a noi, non tu combini nulla lì a Madrid, sempre secondo, Eterno secondo. l'eterno secondo Florentino. E poi c'è anche il Bayern. Stessa cosa, Bayern e Atletico Madrid, tra l'altro. Atletico Atletico Madrid e che Chelsea. tra l'altro è secondo campionato, fa due soli punti sotto il Barcellona, pensa te. E il Chelsea che però mi sta andando anche bene. Allora, vogliamo scommettere che le palline pelose ritorneranno fuori? Le palline pelose, perché noi le abbiamo chiamate palline pelose? Allora, spieghiamo perché. Perché praticamente è come dire la carità pelosa, no? Cioè quella interessata, no? Cioè uno ti fa carità in realtà non per farti del bene, far del bene a te, ma per far del bene a se stesso, eh? Magari per farsi vedere bello a giro, ah, come sono bravo, va, bene, allora tutti vanno da lui e lo incensano di lodi, no? Lo incensano di lodi. Le palline pelose invece sono quelle appunto interessate a far uscire qualcuno prima e a far andare avanti qualcun altro, va bene? E come l'anno scorso successe, chi furono sorteggi? Allora, Juventus-Dortmund, no? Quel Dortmund che l'era terz'ultimo in classifica, cioè un'annata proprio nera di Dortmund. E quindi la Gobbina beccò proprio la peggiore di tutte quelle rimaste agli ottavi. Poi dopo
passarono a quarti e chi beccò la gobina in Monaco, sì. Cioè la peggiore di tutte quelle rimaste a quarti. Poi in semifinale si trovò Florentino, Florentino Perez, cioè il Real, poco Real, no, perché diciamo il Madrid e basta, il Madrid, trovò il Madrid e guarda caso fecero Harahiri, no? L'inutile vince 8-0 Florentino con il Malmo, con i pattinatori sui ghiaccioli di Malmo, se poi dopo tu perdi le sfide che contano, capito? Conta proprio un tubo, a nulla. E Cristiano Ronaldo, e figurati, lì con CR7, ora lo chiamano, no? Sì, ma il testatore di shampoo, ora c'ha la pubblicità con lo shampoo, no? Sì, si lava i capelli, eh? E poi lo lavano lui, però lo lavano e lo centrifugano bene perché non riesce più a fare una finale fuori dalla Coppa di Spagna. Ah, tra l'altro Florentino è stato buttato fuori anche alla Coppa di Spagna, perché hanno messo in campo un giocatore russo squalificato. Cioè questo non gioca mai, no, tra l'altro, scusa, questo russo qui non gioca praticamente mai, no? Allora era squalificato e per l'appunto lo fanno giocare e si fanno squalificare. Come si fa? E si fe... Chi ti ricorda sto fatto? La Florentino che fa come la Florentina negli anni 70, ci fu un precedente con lo Schalke 04 Coppa UEFA, si dimenticarono, no Florentino, ma i florentini si dimenticarono che Casarsa era squalificato. Giocò Casarsa contro lo Schalke, finì 0-0, ma ci dettero il 3-0 ai tavolino. Quindi all'andata 3-0-3 per loro. E poi al ritorno, se avessimo vinto 3-0, si passava a noi. Se non ero, era questo il regolamento. Dice, passa la Fiorentina se fa 3-0, perché in quel caso contavano più i gol. I gol avrebbero contato doppio, no? Sì, facevano i supplementari. No, no, si passava a noi perché lo 0-3, i gol non contavano doppio perché era a tavolino. Ah sì? Allora se noi avessimo vinto 3-0 in casa dello Schalke, si andava a noi, si passava, si andava avanti noi. Invece finì 0-0 e quindi... Quindi 0-3 a tavolina all'andata e 0-0 al ritorno e s'andò fuori. Va bene? E quindi Florentino, vedi Florentina prima, poi Florentino. Insomma, però diciamo così, non era questo l'argomento. L'argomento era le palline pelose. Vuoi scommettere a noi ci capita, a noi Florentina ci capita una tipo Manchester United, Liverpool. Oppure Liverpool, ma Liverpool guarda ancora non è che vada granché bene. Tottenham un'altra volta con questi che vogliono, come dire, vendicarsi dell'eliminazione di un anno fa. Oppure Porto. C'è il Porto, un'altra bella gatta da pelare, eh? Il Bilbao chi, però il Siviglia non si becca. No, il Siviglia no. Chi si può beccare? E poi, ma si può beccare in Molde si può beccare. Ecco, il nostro sogno è fare una bella sciata a Norvegia, perché proprio come dire, affrontare questo turno come una bella sciata tranquilla, con una pista larga e poco ripida, O lo Schalke, ecco. Anche lo Schalke. Ma lo Schalke che sta andando male in Germania? No. Lo Schalke insomma non è da sottovalutare. No. Semmai spetta lo Spartak Mosca forse. No, non più c'è, abbordabile. Non c'è lo Spartak. Non c'è? La Lokomotiv. Lokomotiv, scusa, la Lokomotiv. I ferrovieri. I locomotori. Vabbè, insomma. Allora, poi vorrei parlarti, visto che si parla di palline pelose, diciamo così, interessate, no? Anche depilate, palline pelose e depilate, cioè quelle sono pelose, però tu te ne accorgi, capito? Cioè il pelo rimane sotto. Allora, Platinet, va bene, ora ci sarà la sentenza di TAS, no? Perché la sentenza di TAS? Perché praticamente Platinet, in seguito a quella storiaccia lì della storiella dei 2 milioni di franchi svizzeri, no? Ti ricordi? 2 milioni di franchi svizzeri
Johnny Thriller per Platinese. Ecco, rifilati da Blatter a Platinet, praticamente si sta giocando un po' tutto, no? Che significa questo? Perché questa affermazione? Perché se il TAS darà ragione al comitato etico della FIFA, allora Platinet rischia di non potersi presentare all'elezione FIFA, no? Che poi è anche quello il grande sogno di Platinet, no? Platinet ci aveva due sogni nella sua vita: il 18. Primo, vincere il mondiale con la Francia, e purtroppo non lo vincerà da giocatore, non lo può vincere mai, ormai non lo può vincere più. Il secondo era diventare presidente FIFA, no? Il 18 che succede? Sarà sentito dal comitato etico FIFA che decide sulla radiazione che sta per lui. La radiazione, già, c'è addirittura, allora, c'è in sospeso. E per Blatter. C'è in sospeso questo ricorso di Platinet ai TAS. PM etico. Ecco. Allora, c'è questa sospensione ormai tuttora, diciamo, in vigore, no? Sì. Quindi Platinet un po' fa nullo quasi. Non può soprattutto presentarsi come candidato FIFA, alla presidenza FIFA. Sì, quindi 18 si decide. E sicché c'è questo ricorso al TAS, no? Sì. In cui però il comitato, sì, in cui gli avvocati di Platinet sostengono che dice questo compenso di 2 milioni di franchi sia stato elargito, senti che bella parola, elargito solo per attività, diciamo così, relative alla FIFA, no, stessa, cioè attività che facevano riferimento alla FIFA. Invece il comitato etico sostiene, lo sai cosa sostiene il comitato etico? Che sia questo compenso sia di origine fraudolenta addirittura, capito? Fraudolenta, ecco il perché della sospensione. 1,8 allora, milioni di euro. Di euro, cioè 2 milioni di franchi svizzeri. E poi comunque dice non solo il fatto di per attività inerenti alla FIFA, ma anche il fatto che dice ormai sono passati più di 10 anni, no, da quel, quindi sì, sarebbe tutto passato in prescrizione. Ma insomma, poi c'è, diciamo, la situazione è un po' così imbarazzante, anche perché poi c'è la richiesta di radiazione per tutte e due i nostri dinamica coppia Colonnello Blatta e Messier Platinet, no? Sempre mi sembra in relazione a questo fatto dei 2 milioni di franchi svizzeri, no? E quindi insomma vediamo un po' come va a finire, ma io non, diciamoci così, tra di noi tanto ci sente nessuno, figurati. Secondo me va a finire tutto in tartare a luce e vino, no? però già il fatto che questi due siano stati proposti per la radiazione te la dice lunga, ma in questo senso, allora, ecco, ma lunedì chi lo fa il sorteggio? Come lo fa il sorteggio? Non c'è lui? C'è. Ci sarà quello, aspetta, come si chiama, il suo braccio destro, Infantino. Ah. Infantino, perché visto ci sono gli arbitrini, ci sono anche gli infantini. Gli arbitrini che non vedono, ci sono anche gli arbitrini di Platilinea, visto, sì, no? L'arbitrino di Platilinea con il Basilea non è riuscito a vedere un rigore lì, la palla toccava, era lì a 4 metri. Ancora più piccini, quindi gli arbitrini Platilinea sono ancora più piccini degli arbitrini quelli in mezzo al campo, cioè un ce la fa come proprio una formichina. Un elfo. Non ne vedano proprio nulla, non ci arrivano, proprio minuscoli, microscopici. Ecco, no, volevo finire il discorso sulla radiazione. Allora, se metti caso non succederà nulla, no? Questi due tanto va a finire che o per una ragione o per l'altra sgamano, come dice il nostro amico Petrone, critico dalla sgamano, no? Ma metti caso vengano condannati alla radiazione, allora vorrebbe dire che noi per decenni, quando è durato il regno di Sepp Blatter?
più di un decennio. Sì, Quindi, per decenni assolutamente. abbiamo avuto un Vent'anni, presidente, quasi vent'anni. e poi è stato radiato. E al contempo poi abbiamo un candidato ancora non ufficiale, perché essendo sospeso non si può cambiare. Diciamo un candidato non ufficiale proposto per la radiazione. Ecco, dimmi te se uno può andare a capeggiare il calcio mondiale, a capeggiare, governare il calcio mondiale e poi proporre tutte le cose buffe, insomma, ridicole che purtroppo alcune sono già attive, no? Come quella, il passaggio indietro al portiere, il portiere non può toccare la palla con la mano, dice no, si perde troppo tempo. Poi si va a vedere, scusami, ma metti il tempo effettivo, almeno così non si perde più tempo, dice no, perché non si può fare, perché se no l'arbitrino non può più decidere se la partita dura, che so, 90 piuttosto che 95 piuttosto che 100 minuti, Appunto, metti capito? tempo E no, effettivo. non voglio, perché se no poi l'arbitrino perde il suo potere, Non come c'è dire, discussione. assoluto, capito? Sanno loro, Lo sanno loro il perché. Insomma, comunque, ora noi nell'attesa di questo sorteggino, così fremente, nell'attesa fremente. E per ora vi salutiamo. Se non hai altri argomenti da proporre, No, per no? ora. No, per ora siamo a posto così. Qui Dai, vedo Zenit e aspetta. Wolfsburg. Ah, ecco, no, se, giusto quella cosa lì. Vedrai se loro un beccano, grazie alle palline pelose. Vedrai se loro un beccano una fra Zenit e Volvo. Vogliamo accettare scommesse? Vediamo se la gobbina è. Riesce a beccare una di queste due. Dai, Vediamo se Gobbina. per caso Dai, Gobbina, e ce la esce puoi fare anche quest'anno. e Dai. voglia. Dai. E allora noi per il momento vi salutiamo. Se non ci si risente, vi auguriamo buon. No, Anno. ancora no, buon Vabbè, anno no. C'è Natale, Natale, buon sì. Natale. Buon Natale, ma siccome. Finisce. No, aspetta, buon Natale, siccome si va a giocare lì nel Gobbo Stadium, no? Sì. Buon Natale, Gobbo Maiale! Maiale! Ciao a tutti, ciao!